Allora, iniziamo l'unboxing di Villa Paletti che ci è appena arrivato dalla Giochi Uniti. Questa è la scatola, il fronte, mostriamo anche il retro, eccolo qua. E andiamo a scoprire cosa si nasconde dentro questa scatola. Che si intitola Villa Paletti. Villa Paletti, esatto. Dunque, innanzitutto troviamo Le istruzioni che servono per far capire quello che bisogna fare, visto che noi non lo sappiamo. esattamente. Mostriamo prima le prime Istruzioni. istruzioni. Ok, sono 8 fogli 8 fogli. con le istruzioni. Le Eccole istruzioni. qua. E Poi questa è Villa Paletti. abbiamo il piano di gioco. Questa è l'area Piano. edificabile. Qua ci sono tutte le cose, righelle per misurare quanto dovrebbe essere alto, tutto. Dove si costruisce la villa? Dove si costruisce la villa? E Secondo te dove si costruisce? si costruisce ovviamente non sul prato, ma nel mezzo, nel Ok, centro. questa è l'area edificabile. Andiamo avanti. Abbiamo Poi una scatola di colonne. colonne. Allora, la Eppure apriamo. Poggiamo un attimo qua. strano dado, strano uncino, come capitano uncino, che non sappiamo cosa servono. A cosa potrebbe servire l'uncino? Forse serve a fare così per quando sei lontano, perché quando non riesci a prenderne uno perché è troppo lontano è qua, allora usi il bastoncino. Invece questo strano dado forse dovrebbe servire a che all'inizio fai così, ti viene il giallo e tu sei e tu quando è il tuo turno prendi uno verde e poi quello giallo. Forse sarà così, non lo so. Va bene, adesso vediamo. Allora, queste sono le colonne, il dado, Strano e l'uncino. il gancio per togliere le colonne. C'è Troviamo un altro sacchetto con... Cosa sono questi? Sono i piani della villa. che ci ricordiamo bene che sono i piani della villa. Aspetta, qui ci vuole il coltello. Ah no, ce l'ha fatta. Ecco. Ok, pensiamo molto, prima prendiamo quello blu che è più grosso, che si metta così, poi si prenda l'uncino, si faccia così. Vabbè, abbiamo già iniziato a giocare in pratica. Infatti, che pensiamo si prendano 3 colonne, 4, 5, 6, quelle che si devono prendere, in realtà 2. Eccolo qua. Allora, insomma, il contenuto della scatola è questo. Quindi abbiamo 5 ripiani di colori e forme diverse, le colonne di 4 colori diversi per 4 giocatori, un dado di selezione del giocatore o assegnazione dei punti e l'uncino per raccogliere le colonne nel momento in cui sono troppo difficili da raggiungere. Poi, ovviamente, perché se no non si può giocare sul tavolo, non si può giocare per terra, farebbe molto rumore, allora usiamo la colonna che serve apposta per metterla. Il piano di gioco dove costruire la villa. Sì, Ok. dove costruire la villa. E questo è l'unboxing di Villa Paletti. Grazie. C'era una volta, tra le verdi colline toscane, uno strambo giovanotto chiamato Paletti. Aveva un chiodo fisso, terminare la costruzione della villa iniziata dallo stravagante nonno e mai completata per mancanza di ducati. Ovviamente anche Paletti non aveva abbastanza ducati, ma ideò un metodo geniale per proseguire il lavoro.
Perché acquistare altre colonne, visto che al pian terreno ce ne sono così tante da essere inutili? Le smonteremo e le risistemeremo per sostenere i piani più alti. Tutti gli operai gridarono "Evviva Paletti!" e iniziarono immediatamente il lavoro. Così nacque un'audace costruzione, Villa Paletti.